Questa tematica. Allora, un saluto a Wormhole, benvenuto a Wormhole. Allora, diciamo che il buddismo tibetano, tra tutte le tradizioni spirituali, almeno quelle che conosco io, è sicuramente, non è domande e risposte, questa live ovviamente, il tema della morte. E il buddismo tibetano è, diciamo, tra le varie filosofie spirituali, percorsi spirituali, quello che meglio ha trattato la tematica della morte. L'ha trattata veramente in modo approfondito. Ci sono meditazioni sulla morte. Un saluto a Roberta. Ed è molto importante, diciamo, cercare di capire che cos'è la morte, anche perché nella vita, diciamo, le uniche due certezze che ci sono una è la certezza della morte, l'altra è l'incertezza del momento della morte. Allora, come viene interpretata dal buddismo tibetano la morte? Intanto bisogna capire che cos'è la vita, fondamentalmente, per capire che cos'è la morte, insomma, ma anche cercare di capire come è costituito l'essere umano. Un saluto anche a Roxy. Nel buddismo tibetano, diciamo, intanto vengono distinti gli esseri viventi e gli esseri senzienti. Gli esseri senzienti sono anche viventi, ovviamente, ma gli esseri viventi sono tutti. Una pietra è un essere vivente, perché una pietra ha una sua vita, si trasforma, cambia, prima diventa roccia, poi diventerà sabbia, poi diventerà qualcos'altro. Una pianta, secondo il buddismo, è un essere vivente. Tutto, insomma, anche una montagna, di fatto è un essere vivente, il nostro pianeta è un essere vivente. È vivente tutto quello che ha una trasformazione, che cambia, che si trasforma e che cambia, e tutto cambia continuamente, è un essere vivente. Gli esseri senzienti hanno in più degli esseri viventi una coscienza, cioè una sorta di consapevolezza che si esprime in diverse modalità. Una coscienza. Che cos'è la coscienza? È quello che viene chiamato il corpo sottile, cioè gli esseri senzienti, potremmo definirlo, hanno una sorta di anima, se vogliamo chiamarla anima. Nel buddismo tibetano viene chiamato corpo molto sottile, ma a differenza della visione, ad esempio, del cattolicesimo, anche l'anima, tra virgolette, o il corpo molto sottile, è in continua, perenne trasformazione. Perché se ci pensiamo bene, noi il problema degli esseri umani è che non riescono a percepire questa perenne e costante trasformazione, cioè la percepiscono a livello cosciente, ma non riescono a percepire a livello profondo il fatto che tutto cambia, tutto si trasforma e le trasformazioni sono inevitabili. Se io guardo un fiore, diciamo, se io guardo un fiore lo vedo e mi sembra un qualcosa di separato da me. In realtà, no, il fiore esiste soltanto come fiore, è un concetto fondamentalmente, avrebbe infinite possibilità. Io lo percepisco come fiore e lo nominalizzo come fiore. Ma ad esempio, un'ape avrà una percezione del fiore molto diversa dalla mia. Allora, è giusta la percezione dell'ape o è giusta la mia percezione del fiore? O è giusta la percezione del fiore, perché anche l'ape è un essere senziente, o è giusta la percezione del fiore che ha, che ne so, un altro essere, diciamo così. Ma sono giuste tutte, quindi il fiore ha infinite possibilità. Quindi nel buddismo tibetano si dice che è vuoto. Ma vuoto non significa che non esiste, significa che è vuoto di esistenza intrinseca, cioè che è vuoto di esistenza definita, di esistenza monolitica, di esistenza, come dire, oggettiva. Ma tutto ciò che esiste è vuoto di esistenza intrinseca, tutto ciò che è vivo, è senziente, è vuoto di esistenza intrinseca. Cioè significa che è vuoto, significa che esiste, perché se non esistesse non potrebbe essere vuoto. Il fatto che, diciamo,
che è vuoto di esistenza intrinseca, significa che esiste. Quindi il buddismo, perché ci sono due estremi, diciamo, che il buddismo cerca di in qualche modo eliminare. C'è l'estremo o l'estremismo dell'eternalismo. L'eternalismo prevede che, come dire, viene concepito l'universo come un qualcosa, uno scatolone, diciamo, dove noi viviamo, ogni essere ha la sua individualità ed è indipendente totalmente dagli altri. Mentre invece l'altro estremo, il nichilismo, significa che nulla esiste fondamentalmente. Il buddismo tibetano, ma il buddismo in generale, sceglie una via di mezzo, cioè la via del, come dire, del vuoto di esistenza intrinseca, cioè le cose esistono ma non sono come noi le percepiamo, perché noi le percepiamo, i nostri sensi ce le fanno percepire in un certo modo e noi ci aggrappiamo, crediamo che quello che noi percepiamo sia la realtà. In realtà quello che noi percepiamo è una nostra personalissima visione soggettiva della realtà. Perché tra l'altro noi percepiamo qualunque cosa attraverso i nostri sensi, quindi ci sono il potere sensoriale e c'è la coscienza anche sensoriale, cioè l'idea che ci siamo fatti di questa cosa. Quindi tutto ciò che esiste, diciamo, è dato da, esiste in modo soggettivo, quindi vuoto di esistenza intrinseca. Anche noi, come esseri umani o esseri senzienti, siamo vuoti di esistenza intrinseca. Cioè, noi, l'essere umano, io in questo caso c'è l'esempio di me stesso, siamo solo un concetto, cioè siamo una somma di tante parti, perché noi esseri umani siamo formati da tante parti. Adesso io faccio l'esempio degli esseri umani, ma potrei fare l'esempio di qualunque altro essere. Cioè, perlomeno siamo corpo e mente, ma il nostro corpo non è, come dire, un monolite. Ad esempio, dentro di noi vivono infiniti, un'infinità di batteri, di virus, che alcuni ci fanno vivere, altri potrebbero farci morire. Ci sono altri esseri senzienti, quindi, che utilizzano il nostro corpo. Quindi noi siamo interdipendenti anche da questi esseri senzienti. Interdipendenti vuol dire che siamo connessi, ma questo è facile capirlo, no? Se ci becchiamo, che ne so, un virus, possiamo, come dire, il nostro corpo può smettere di funzionare. O se manca, magari, che ne so, dei virus o dei batteri, il nostro corpo potrebbe funzionare diversamente. Quindi il nostro corpo è interdipendente, strettamente collegato, ma poi noi siamo strettamente collegati anche alle parti fisiche, alle molecole, agli ormoni. Pensate quando ci sono delle variazioni ormonali. Comunque, quindi corpo e mente sono anche la mente da cosa è formata? La mente è formata da una parte profonda che è la mente energetica, la mente emotiva, e poi da una parte ancora più profonda che è la mente molto sottile. Corpo molto sottile e mente molto sottile costituiscono quella che potremmo definire l'anima, come viene chiamata in altre parti. Ma anche quest'anima è in continua perenne trasformazione, cioè l'unica cosa che è permanente è l'impermanenza. Una, poi forse anche le leggi fisiche, non lo so, ma una delle poche cose che è impermanenti, cioè che è permanente, è l'impermanenza, perché le cose cambiavano anche 10 miliardi di anni fa, cambieranno tra 10 miliardi di anni, quindi tutto continua a trasformarsi, quindi l'impermanenza è permanente. E quindi, nell'ottica di questa continua perenne trasformazione, anche la morte si colloca, perché la morte non è un qualcosa che finisce la vita, fa semplicemente parte delle trasformazioni che avvengono costantemente. Soltanto che durante la morte avvengono delle trasformazioni, diciamo così, più sostanziali, diciamo così, per cui l'insieme delle nostre parti non crea più il tutto, cioè l'essere senziente, tra virgolette, massimo termasco, almeno come corpo fisico, non può più esistere perché le funzioni non ci sono più, quindi il corpo non funziona più e quindi seguirà però delle trasformazioni, non è che si annulla o sparisce, diventerà energia, diventerà qualcos'altro il corpo fisico. La mente anche si annulla, i pensieri, la nostra entità, diciamo, i pensieri profondi, seguiranno un loro percorso. Ma
Quindi, questo per dire che di fatto la morte intesa come fine non esiste, perché la cosa bella è che non c'è una fine e non c'è neanche un inizio. Perché se ci fosse una fine vuol dire che non ci potrebbe essere poi più inizi. Se ci fosse un inizio non ci sarebbe più la fine. Quindi è un tempo senza inizio. Quindi, è come dire, l'esempio è quello di far girare una sfera di fuoco, una corda, dove praticamente diventa tutto un cerchio. Quindi la vita anche ha questa valenza, è circolare, non è lineare. Ovviamente, quindi, nel buddismo la vita inizia, per come noi la conosciamo, in un punto A, finisce in un punto B, ma punto A e punto B coincidono. Quindi siamo in una sorta di ciclo, di trasformazione, in cui, come dire, quest'anima, questa energia, diciamo così, energia molto sottile, che rappresenta poi la nostra anima, è in continua e perenne trasformazione e trasformandosi, diciamo, di volta in volta, assume degli involucri diversi. Questi involucri sono dei corpi, tra virgolette, sono dei corpi grossolani. Questa trasformazione avviene, diciamo, costantemente. E quindi, quello che è importante non è tanto quello che noi riusciamo ad avere nel corso della vita, ma quello che dobbiamo e che riusciamo a essere, a diventare. Come riusciamo a pilotare questa costante perenne trasformazione? Intanto salutiamo anche Roberta Faga. E quindi la morte è un momento molto importante della vita stessa, perché si dice che nella morte è uno di quei momenti in cui noi possiamo raggiungere l'illuminazione. E qua c'è questo concetto che ritorna spesso nel buddismo, saluto anche Abeti Kotich, anche nel buddismo tibetano, che è il concetto di illuminazione, che andremo a vedere e a approfondire un po' di più.